Dobbiamo pensare che fino al, diciamo, alla seconda metà del 1700, più o meno, i generi musicali non esistevano. Dovete pensare che non c'era effettivamente la divisione fra pop, colto, folk, non c'erano generi musicali veri e propri, ma c'era una branca, possiamo dire quella più importante, che era quella che oggi viene definita musica colta, proprio colta perché colta significa coltivare, quindi è una musica ricercata, una musica che deriva da una ricerca, da una sperimentazione, quindi non è una musica che ricalca un po' i gusti dell'epoca, ma è una musica che travalica i gusti dell'epoca e che li cambia, decide di cambiarli. Purtroppo il termine colto oggi è un po', quasi sembra un termine dispregiativo, comunque altezzoso, però purtroppo non ho trovato altri termini migliori di questo per distinguere un po' i generi musicali. Comunque diciamo che appunto il genere prettamente di quel periodo lì, perlomeno fino a quel periodo lì, era il genere colto e non era chiamato colto, non esisteva come concezione la divisione in generi. L'altro, possiamo dire, genere musicale era quello popolare, tradizionale, etnico, che derivava dai borghi, dalle campagne, dai contadini, quindi era un genere di musica che non veniva scritto, non veniva studiato, non veniva tramandato se non oralmente, quindi non c'era effettivamente non era considerato come musica, era una musica che si trovava per le strade, nelle campagne, così quasi in maniera occasionale per le feste di paese, quindi era una musica che non, stranamente, è una cosa molto impressionante, ma è una musica che non si è evoluta, è rimasta così da secoli, veramente da secoli. I cambiamenti che ha fatto questa musica, questo tipo di musica, sono stati veramente quasi impercettibili rispetto ai cambiamenti che ha fatto invece la musica colta, la musica, diciamo, che appositamente è stata inventata per evolversi, che è quella appunto che trasmette la condizione sociale. Questo tipo di musica, chiamiamola musica etnica, perché musica popolare potrebbe essere considerata anche la popular music, quella leggera, pop, quindi consideriamola musica etnica proprio perché derivante da un'etnia, da un popolo. Chiaramente ogni popolo ha la sua musica, perché non aveva grandi contatti con l'esterno, se non appunto le città vicine, al massimo paesi più distanti, ma sempre comunque nella propria nazione. Quindi le influenze musicali fra le varie musiche derivanti dal popolo erano veramente insignificanti. E questo genere di musica comincia a scomparire, possiamo dire, nel corso dell'Ottocento, al Novecento comincia già a sgretolarsi questa, diciamo, la tradizione di tramandare oralmente questo tipo di musica, che era praticamente una musica di famiglia, familiare del paese, non c'era nient'altro di più. Questo tipo di musica quindi viene soppiantata nel Novecento dalla musica leggera, o meglio, diciamo che la musica etnica rimane ma diventa oggetto di studio nel Novecento, quindi grandi musicologhi, ma anche musicisti e compositori come possono essere quelli che abbiamo citato fino adesso, hanno deciso di intraprendere una ricerca musicale più estesa e andare, diciamo, a mettere le mani nella terra, quindi nelle proprie origini, e registrare i vari pezzi che venivano cantati, ballati, eseguiti, e capire come effettivamente questa musica era formata e si evolveva per quello che si evolveva. Quindi nel Novecento, diciamo, è diventata un pezzo da museo un po' questa musica etnica, e si è persa un po' la tradizione di farla, se non nelle fiere cittadine o nelle ricorrenze di paese, in cui concerti, per esempio di tarantella, vengono fatti, ma comunque senza, vengono un po', diciamo, questi generi musicali un po' accostati al genere pop. Quindi la tarantella non sarà mai come veniva suonata 300 anni fa, se non suonata da
etnomusicologi, quindi persone che hanno filologicamente ricostruito quella musica come veniva suonata. Quindi proprio perché la tradizione orale si è persa, non c'è più stato modo di tramandarla perché la società non lo richiedeva più. Allora, come abbiamo visto, la musica colta nel Novecento diventa una musica difficile da ascoltare, proprio perché il linguaggio musicale fino ad allora era stato un linguaggio, possiamo dire, anche popolare. Chiaramente consideriamo sempre le distanze fra borghesia e popolo, che chiaramente non è come adesso. Il popolo non aveva possibilità di avvicinarsi a questa musica, ma sicuramente la popolazione medio-bassa borghese, nonostante non fosse ricchissima, aveva la possibilità di avvicinarsi, o comunque la musica che considerava musica era quella colta. E infatti anche nella musica colta venivano fatti tanti pezzi, come per esempio, non so se avete mai sentito, le suite, che sono pezzi, per esempio suite francesi o suite inglesi, che sono pezzi di Johann Sebastian Bach, che è stato il più grande genio della storia della musica, che però ha fatto anche tanti altri pezzi per intrattenere, nonostante siano anche quelli eccelsi rispetto a altri autori minori, ma comunque la musica colta aveva anche funzione di intrattenimento, perché la corte o chi per lei richiedeva questo tipo di intrattenimento, un intrattenimento sicuramente non troppo complesso, appunto. Quindi tanti autori, per esempio le ultime opere di Beethoven, non potevano essere ascoltate, comunque non potevano essere riprodotte, ma nemmeno le opere di Bach alcune, quindi c'era comunque una ricerca leggera, ma comunque era sempre in ambito colto. Quindi il compositore che scriveva sinfonie importanti scriveva anche il pezzettino per la corte di Strasburgo. Nel Novecento il fenomeno cambia totalmente, perché la musica, come abbiamo detto, conclude il suo percorso naturale. Quindi la musica, diciamo, la musica con parametri tradizionali, quindi prossima volta vediamo cosa vuol dire armonia e tonalità, quindi parametri tradizionali colti finiscono il proprio ciclo vitale e nasce questo tipo di musica più difficile da ascoltare, più, diciamo, più filosofica, più intellettuale. Allora la necessità che la società effettivamente ha è di creare un'altra musica che cerchi di mediare questa, possiamo dire, grande sofferenza, grande ricerca, grande oscurità che la musica colta dà. E così nasce la musica leggera. La musica leggera, io la chiamo musica leggera per capirci, perché ognuno la chiama come vuole. Negli Stati Uniti, in Inghilterra, appunto, viene chiamata popular music, però poi c'è il diminutivo pop, che è diventato un genere musicale a sé stante, quindi i termini sono un po' difficili, l'importante è capirsi. Quindi musica leggera sostanzialmente comincia a nascere a metà Ottocento, la prima metà Ottocento, con la canzone napoletana, famosa canzone napoletana, che si sviluppa chiaramente a Napoli, con il retaggio dell'opera lirica, che in quegli anni stava sfondando in tutti i teatri, quindi aveva una popolarità immensa. E dalla canzone napoletana, e già per esempio già negli Stati Uniti, che era un mondo a sé stante, gli Stati Uniti, che noi ogni tanto disprezziamo perché prendono un po' tutti i meriti, o comunque hanno influenze veramente in ogni campo sociale, artistico e scientifico. Ma proprio per questo motivo gli Stati Uniti, essendo un po' un purpurri, possiamo dire, di tutte le etnie europee o comunque occidentali, ha creato un sistema tutto nuovo e tutto suo di creare opere o quel che è. Quindi sostanzialmente già a Napoli, ma poi anche appunto negli Stati Uniti, per esempio con Stephen Foster, che è stato il primo autore, possiamo dire, di canzoni, di canzonette, di musica leggera, che vive intorno alla metà del 1800, che scrive la canzone famosa O Susanna, che si ispira un po' a uno stile, direi, un po' misto. Quindi comincia a sentirsi un po' di country americano, cominciano a mischiarsi lo stile irlandese, quindi con chitarre molto semplici, accompagnamento semplice, e quindi la vocalità è molto semplice, quindi nasce effettivamente il genere canzone inteso come lo intendiamo oggi. C'è da dire che la canzone non è nata da poco, la canzone c'è sempre stata, e è
un genere, una forma musicale che c'è veramente da tantissimi anni. Già nel Medioevo si ha traccia del termine canzone, e ha sempre avuto chiaramente un significato diverso, ma il termine canzone in sostanza è strofa, ritornello che si alternano con accompagnamento strumentale e una melodia cantata, fine. Quindi molto spesso capita chiamare qualsiasi brano musicale canzone, ma chiaramente non è così, perché la canzone ha una sua struttura semplice, ma comunque ha una sua struttura. E nel Novecento si sviluppa questa forma musicale, diventa predominante grazie a questi autori, questi imposte, e appunto la canzone napoletana. A un certo punto nel Novecento sempre si sveglia in maniera prepotente il mercato musicale. Il mercato musicale c'è sempre stato, chiaramente era basato su vari canoni diversi per ogni epoca, ma nel Novecento, a causa della musica colta che diventa astrusa, c'è necessità di trasmettere un altro tipo di musica. Allora cominciano a nascere degli studi di registrazione, cominciano a nascere le radio, nasce il fonografo, mi sembra, prima del grammofono. Il fonografo è un antenato appunto del grammofono, che era un po' più scomodo da utilizzare perché il suono veniva inciso in un cilindro metallico che non era possibile duplicare. Invece grazie a Berliner nasce il grammofono in Germania, e quindi siamo alla fine dell'Ottocento, quindi dalla nascita del grammofono nascono dei generi musicali semplici che però possono essere registrati, possono essere diffusi, possono essere effettivamente trasmessi senza dover essere eseguiti. Quindi comincia a esistere un ascolto più leggero, quindi un ascolto detto passivo. Siamo quindi alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento le innovazioni tecnologiche quindi permettono alla musica di fiorire in maniera importante, nasce il microfono, quindi il microfono vero e proprio come lo immaginiamo oggi, chiaramente diverso da oggi, ma siamo negli anni 30 più o meno, quindi il microfono che permette di registrare senza che il cantante si sgoli, perché prima con la registrazione tramite il grammofono i cantanti, di più degli strumentisti, erano costretti effettivamente a sforzarsi molto, perché ciò che veniva registrato molto spesso era quasi più i rumori circostanti, quindi che la voce, quindi il risultato non era molto, era abbastanza scarso. Con la nascita del microfono ciò che viene fuori è una rivoluzione assoluta, perché il cantante, specialmente negli Stati Uniti, nasce la figura del crooner, che è sostanzialmente quello un po' che è stato come icona Frank Sinatra, quindi il cantante melodico che canta in maniera raccolta, sentimentale, in maniera intima, che può appunto avvicinarsi al microfono e creare un'atmosfera molto morbida, e quindi entra un po' nell'immaginario collettivo come una sorta di quasi momento confidenziale in cui alla radio si sentiva questa voce calda che trasmetteva chiaramente le canzoni che venivano scritte all'epoca. Una cosa molto importante che forse molto spesso si ignora è che la musica, tutta la musica leggera che noi ascoltiamo adesso, che conosciamo, nasce dal blues, quindi dobbiamo tutto praticamente agli Stati Uniti, e effettivamente hanno un ruolo preponderante, perché come sappiamo tutti il blues nasce negli Stati Uniti, nasce dalle etnie africane che vengono importate praticamente come oggetti negli Stati Uniti, e tramite il loro lavoro viene fuori questo canto che prima è gospel e poi piano piano si evolve e diventa blues, perché il blues, poi lo vedremo nella prossima lezione quindi in maniera più specifica, però sostanzialmente il blues crea la base per la musica leggera del Novecento, o comunque la musica leggera che noi conosciamo.
quindi dobbiamo tutto a questo, possiamo dire, genere musicale. La cosa principale e diversa rispetto a, a prima è che nasce di pari passo a, a questa evoluzione, nasce effettivamente il fenomeno economico musicale. Nasce quindi il marketing musicale come lo intendiamo oggi, nel senso che, appunto, come ho già detto, il mercato musicale c'è sempre stato, ha sempre avuto delle mode, ha sempre avuto tendenze come succede oggi, ma grazie alla tecnologia e grazie a ormai lo sviluppo, comunque alla nascita della musica leggera in contrasto alla musica colta, il fenomeno è talmente piaciuto, comunque si è talmente radicalizzato nella società che è stato necessario creare un mercato appositamente per quel tipo di musica, che ormai l'80% della musica era riprodotta in maniera elettronica, quindi non c'era più, o comunque non si richiedeva più lo spartito della canzone, non esisteva più lo spartito, per esempio, pianoforte e voce, come magari succedeva con l'opera lirica, quindi delle aree famose venivano diffuse grazie a questi espedienti. Quindi non c'era più necessità di stampare spartiti, ma soltanto di stampare, appunto, i dischi. E quindi il fenomeno diventa veramente un fenomeno di massa, e qui entra in gioco il famoso e maledetto consumismo, che praticamente diventa il tiranno delle nostre orecchie, perché fino a che, appunto, non esisteva questo tipo di diffusione musicale, quindi possiamo dire anche non esisteva la globalizzazione, non c'era meno il rischio che la musica ci entrasse nella testa senza che noi lo volessimo. In questo momento, a causa o grazie, non so come possiamo dire, a questo fenomeno, siamo veramente costretti, cioè il nostro cervello è bombardato di musica già dagli anni, direi, sì, 30, 40, 50, speciale, ecco, da quando nasce il rock and roll negli anni 50 è come se fosse oggi, quindi nasce la figura del divo che è quindi chiaramente una figura musicale, che specialmente è un esecutore e non è un compositore, niente di, diciamo, di importante se non, appunto, nella sua esecuzione. La importanza del divo è l'immagine che si trasmette alle persone, quindi di una persona, per esempio negli anni 50, molto spavalda, molto ribelle, che quindi attira la gioventù. Quindi la gioventù si identifica in queste immagini, quindi si identifica nella musica, e così diventa un fenomeno di massa. Quindi, diciamo, dalla seconda metà del Novecento, quindi quando proprio la musica colta contemporanea si sviluppa ai suoi massimi splendori, diciamo, nasce il fenomeno contrario, che è tutt'altro che d'élite, tutt'altro che di ricerca, ma soltanto un'imposizione economica, che volendo o no, a causa delle nostre origini sociali, ogni generazione del Novecento si è assorbito, quindi si è dovuto, apprezzandola o non apprezzandola, si è dovuto regolare con questo tipo di panorama musicale. E effettivamente è un po' strano dire anche, ma molto interessante, che molto spesso i nostri gusti, specialmente i gusti musicali, non sono nostri. Cioè ci ritroviamo, magari, appunto, proprio perché non abbiamo avuto un'educazione prettamente incentrata agli aspetti musicali, o comunque non abbiamo avuto una società che ci guidasse e che ci portasse a spaziare in tanti modi di suonare, di ascoltare la musica. Quindi ci ritroviamo a un certo punto della vita in cui siamo costretti a avere, come dire, un gusto prestabilito, che magari noi non abbiamo scelto o che magari non è il nostro. Quindi un certo tipo di musica, un certo tipo di autore che ci piace o che crediamo che ci piaccia,
e che in realtà non è effettivamente quello che possiamo dire il nostro cervello cerca qui naturalmente. Quindi per questo io stimolo sempre, cerco sempre di invogliare a cercare di informarsi il più possibile, a cercare di ascoltare più cose possibili e più volte riascoltarle, perché chiaramente, anche se appunto parliamo di un capolavoro della musica, magari lo senti una volta e non ti piace, lo butti via. Quindi l'ascolto ripetuto aiuta comunque a cercare di entrare, o direi da uscire da questa gabbia che in qualche modo ci hanno creato. Quindi altre cose, diciamo le altre cose positive invece della musica leggera, è che chiaramente, come in ogni genere, si sviluppa invece una corrente, possiamo dire, colta, che viene definita underground, che è una corrente che si differenzia dalla musica leggera commerciale, che però si basa su, diciamo, gli elementi della musica leggera commerciale, ovvero molto spesso, per esempio, negli anni 60 nasce il cantautorato, che è un, diciamo, il genere più semplice e più vicino alla musica leggera, ma allo stesso tempo più, possiamo dire, elevato in ambito, appunto, riguardo ai testi, in ambito letterario, in ambito filosofico, ma io direi anche musicale, perché non per forza la musica, per essere bella, deve essere complessa, può essere anche molto semplice, come appunto ha dimostrato il cantautorato, per esempio l'italiano, fra De André, Guccini, o per esempio Bob Dylan negli Stati Uniti. Quindi ce ne sono tantissimi che dagli anni 60 in poi sviluppano questo filone musicale che, se non fosse, diciamo, colto, tra virgolette, sarebbe come la musica commerciale di sempre. L'altro underground è invece quello che si sviluppa specialmente con il filone rock and roll. Quindi dopo il rock and roll cominciano a svilupparsi altri generi musicali molto più ricercati, comincia a nascere il progressive, l'alternative, che sono praticamente ricerche colte in ambito leggero, quindi una sorta di commistione fra musica colta e musica leggera, proprio per distaccarsi da questo fenomeno commerciale che comincia veramente a condizionare la vita di chiunque. Quindi possiamo dire che, e poi facciamo degli ascolti dei Pink Floyd e dei Queen e vediamo che cosa effettivamente rende di qualità dei musicisti o dei brani musicali. Quindi nel Novecento, come vedete, succede veramente di tutto. Il Novecento è il secolo in cui si succedono tantissime innovazioni e novità, uno dietro l'altra, una più originale dell'altra, che condizionano totalmente la nostra vita in ogni aspetto, proprio perché la tecnologia, quindi con internet, con la globalizzazione, siamo riusciti a entrare in contatto con tutti e con tutto. Ed oggi, per esempio, una nota positiva è che la figura così mitica del divo non esiste più, o comunque non è più preponderante come era prima, perché grazie a internet, ai video musicali e quant'altro, le persone hanno la possibilità di, anche non volendo, di entrare in contatto con tantissimi generi musicali, con tantissimi autori di qualsiasi tipo, e quindi non erano costretti, diciamo, ad ascoltare solo Elvis Presley, che era il divo del momento e che si sentiva in ogni radio, in ogni momento, in ogni posto. Ognuno ha il proprio cellulare, ognuno ha il proprio PC, dove chiaramente può cercare quello che vuole. Quindi già questo, la tecnologia in qualche modo ci aiuta, ma ogni tanto ci distrugge anche. Quindi, per concludere questo discorso, in sostanza io sostengo sempre che non è importante la differenza fra musica colta, leggera, musica jazz, etnica, ora forse etnica, vabbè, ma comunque, diciamo, qualsiasi genere musicale sia, non è importante appunto la sua provenienza e come si propone, ma l'importante è come viene fatto, è la stessa cosa che ho detto prima.
Quindi ogni genere musicale ha le sue potenzialità, ogni genere musicale ha le proprie qualità positive che possono ispirare e possono stimolare molto chi più chi meno, ma tutti i generi lo hanno, a seconda dell'artista che si applica a quel genere, chiaramente. La divisione vera in ambito musicale è la musica commerciale e la musica non commerciale, quindi la musica di qualità che si diffonde perché è di qualità e la musica commerciale che si diffonde perché deve stare dietro a una logica di marketing.